lo scorso 12 dicembre a Acqua Latina, a Formia, ha presentato ufficialmente su cantiere la tecnologia per il risanamento delle reti PipeCur. Questa tecnica permette di intervenire sulle condotte ammalorate più velocemente, rispetto alle tecnologie tradizionali, per mezzo di una particolare resina in grado di risanare le perdite in modo stabile. È evidente, dichiara l'ingegnere Ennio Cima, direttore ingegneria di Acqua Latina, che la tecnologia consente di minimizzare costi e impatti sulla collettività, riducendo i tempi di intervento ed evitando scavi su strada. Si tratta di una tecnologia utilizzabile in presenza di alcune condizioni specifiche, come il diametro della condotta interessata e le condizioni del tratto su cui agire. Il nostro compito, dunque, è quello di alternare l'utilizzo delle diverse tecniche, combinando tecnologia innovativa e tradizionale, sulla base delle risorse economiche disponibili nel piano degli investimenti, agendo nell'ottica della massima economicità con l'obiettivo di massimizzare il risultato in termini di risorsa idrica recuperata. Il 2017 che si sta per chiudere regala al Circolo Tennis Gaeta ancora soddisfazioni. Questa volta sono le classifiche federali a regalare un sorriso al presidente Antonino Santella. Infatti, nei giorni scorsi, la Federtennis ha reso note le classifiche del 2018 regalando il best ranking a tutti i giocatori del vivaio del club pontino. Il risultato più importante è stato raggiunto da Andrea Pacello che da 2.4, è riuscito a raggiungere la classifica di 2.2. Si tratta di un doppio balzo in avanti dell'atleta gaetano che lo lancia nell'elite dei migliori top 50 giocatori in Italia. Il tennista pontino ha sfoderato una stagione da incorniciare, con un record di 37 vittorie e 11 sconfitte nei tornei Open, mentre nel campionato a squadre di Serie C è risultato praticamente quasi imbattibile mettendo a segno, nei singolari, l'invidiabile ruolino di 8 vittorie e una sola sconfitta. Si è chiuso con una competizione contro la Vanoli, il mini raduno di Cremona. 14 giocatori, 3 allenamenti e tante indicazioni a disposizione dell'allenatore Sacchetti, per 2 giorni nella doppia veste di CT, e capo allenatore in quella che è abitualmente la sua casa in serie alla vittoria è andato alla Vanoli, come previsto e prevedibile ma il risultato è un dato che lo staff tecnico azzurro non ha preso in considerazione se non per statistica. Quello che importava al CT era il minutaggio e soprattutto la personalità e la voglia di mettersi in mostra di ciascuno dei convocati. Un'emozione da raccontare quella per l'atleta della benacquista Assicurazioni Latina Basket, Marco Laganà, è un bel raduno, ci sono tanti ragazzi giovani ed è sempre una grande emozione indossare la maglia della nazionale. Per lui 2 punti ma una presenza in campo importante. Un'esperienza da ripetere a marzo, ha detto il CT. E chissà che non ci sia ancora posta per il play dei nerazzurri. Ancora una volta si è allestito nel cuore della città un mercato che penalizza tutti gli operatori commerciali introducendo una concorrenza sleale nel periodo commercialmente più importante dell'anno. E quanto affermato tramite nota stampa dal Comitato Commercianti di Latina. Vorremmo porre l'attenzione sulla mancanza assoluta di controlli dei prodotti in vendita nelle casette che compongono il mercato, infatti l'autorizzazione rilasciata dal Servizio Attività Produttive che regola questo mercato natalizio recita è prevista l'esposizione e la vendita di prodotti alimentari della tradizione alimentare natalizia oltre che prodotti artigianali, sempre in tema natalizio. Abbiamo potuto constatare come 32 attività su 44 vendano prodotti assolutamente non in linea con le regole dettate dall'autorizzazione, sciarpe, piumoni, biancheria, bigiotteria, oggettistica eccetera fanno bella mostra sui banchi, tutti prodotti non artigianali che spesso recano etichette made in Cina e quasi mai sono oggetti a tema natalizio. Restando convinti che per le festività natalizie il centro città si dovrebbe vestire di magia natalizia e non di mercati chiediamo, almeno, che le autorità preposte, facciano rispettare le indicazioni dettate dal comune stesso. Sabato 16 dicembre, alle ore 18,
a Giulianello di Cori, presso la Galleria Il Sipario, verrà inaugurata la mostra di pittura Città di Francesco Guidoni, curata dallo storico dell'arte Domenico Bilà ed aperta al pubblico fino al 16 gennaio, da lunedì a sabato. Francesco Guidoni nasce a Roma nel 1960, si diploma in scultura all'Accademia di Belle Arti di Roma nel 1988. Il suo rapporto con l'arte è sempre stato molto sofferto, anche per il confronto vissuto in famiglia, che lo avrebbe voluto scienziato o ingegnere. Nelle sue città, invisibili e pur vive, è impressa tutta la propria esperienza artistica. L'astrazione, sempre e comunque indissolubilmente legata alla realtà, è soltanto un artificio che risponde all'esigenza interiore dell'artista di comunicare con il mondo esterno. Il colore, nei suoi accostamenti cromatici, tonali, di intensità, costruisce l'immagine dei ritmi urbani, delle rifrazioni della luce sulle facciate dei palazzi o negli specchi d'acqua cittadini, attraverso pennellate a piccoli tratti giustapposti che sono la firma di Guidoni sui suoi dipinti. La parrocchia di San Carlo Borromeo in Gaeta, guidata da Don Riccardo Pappagallo, in collaborazione con l'Associazione Culturale Golfo Eventi organizza la prima edizione del concorso, Il Presepe in Famiglia. L'iniziativa mira a promuovere e rivalutare la tradizione cristiana del presepe nelle famiglie, in un clima culturale svuotato dalla vera essenza delle festività natalizie. La partecipazione al concorso è gratuita e il regolamento con la scheda di adesione si possono ritirare in parrocchia tutti i pomeriggi. Le foto saranno esposte in chiesa dal 21 dicembre al 7 gennaio. Durante le festività un'apposita commissione visiterà le case per la valutazione dei presepi. Tuttavia si può scegliere di non partecipare al concorso e di esporre lo stesso una foto del proprio presepe in bacheca. La premiazione avverrà in parrocchia, il prossimo 4 gennaio, alle ore 19. Il 20 dicembre prossimo, dalle ore 9, presso l'auditorium del Centro Visitatori del Parco Nazionale del Circeo, prenderà il via una giornata di incontro tecnico-divulgativa sulle attività agricole, la tutela della biodiversità e dell'ambiente acquatico nelle zone Ramsar del Parco Nazionale del Circeo, dal titolo Garantire le produzioni agricole, sostenere la biodiversità. La giornata di incontro è l'atto conclusivo del progetto Adempimenti connessi all'attuazione del PAN per l'uso sostenibile dei prodotti fotosanitari, relativamente alle aree individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar, che ha visto il Parco Nazionale del Circeo collaborare con ISPRA nelle attività sul territorio. Il Piano d'Azione Nazionale, che stabilisce un quadro di misure per l'utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari mirando alla tutela della salute umana, dell'ambiente e della biodiversità. L'aula consiliare di Castelforte è stato lo scenario nel quale è stata presentata la rassegna Armonie di Natale giunta alla sua sesta edizione. A presentare l'evento che prevede 10 concerti in altrettante località della provincia di Frosinone Latina sono intervenuti i rappresentanti delle associazioni che promuovono l'importante manifestazione. Ad accogliere gli organizzatori c'era il presidente del Consiglio Comunale Alessandro Ciorra, che ha avuto parole di elogio e di plauso per gli organizzatori di un evento che richiama un ampio pubblico. Tra gli altri è intervenuto anche il maestro Fabio Angelo Colaianni, il presidente dell'associazione Plotino Pietro Viccaro, e il direttore del concerto di Natale che si terrà a Castelforte il prossimo 27 dicembre Civita Coviello. È stata significativa la presenza dei rappresentanti delle associazioni culturali e musicali Ararat, Assoflute e Le Tre Torri che in collaborazione con enti e associazioni, promuovono con entusiasmo questo progetto che, durante il periodo delle festività natalizie, attraversando diversi comuni delle province di Frosinone Latina, vede come unica protagonista la musica. Saranno esposti al pubblico per la prima volta i reperti archeologici dell'antica necropoli di Caracupa, che restituisce lo spaccato di una civiltà pressoché sconosciuta e che ha abitato il territorio di Sermoneta tre millenni fa.
il comune di Sermoneta, sotto la direzione scientifica del soprintendente dottor Saverio Urciuoli, e del funzionario di zona dottor Francesco Di Mario, della soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Frosinone, Latina e Rieti, ha organizzato nell'ambito del finanziamento regionale del progetto Sermoneta World, una mostra permanente dal titolo Caracupa. Vivere oltre la morte. Allestita nel Museo della Storia della Ceramica di Palazzo Caetano, la mostra sarà preceduta da una presentazione presso la Chiesa di San Giuseppe di Sermoneta il 16 dicembre 2017 alle ore 16. L'idea della mostra nasce con l'obiettivo di esibire al grande pubblico, soprattutto quello di Sermoneta, l'immagine di una comunità che più di 2800 anni fa abitava il loro stesso territorio.